Le persone migranti non sono il vostro strumento. Di quando voi avete bisogno e poi dopodiché possono anche morire. Perché questo subiscono le persone migranti, nei campi, nei posti di lavoro. Questo è quello che succede alle persone migranti. Il signor prefetto e il suo vice prefetto ci ha dichiarato che avrebbero fatto di tutto per mettere a posto questa situazione. Intanto i 500 euro a testa se li sono presi. Per cui contate i 500 euro a testa per 200.000 persone, quanti soldi escono fuori? Ma i permessi di soggiorno devono essere in attesa della prefettura, sulla base delle necessità dell'amministrazione della prefettura. Ecco, questo è inaccettabile. Questo a chi ha fatto la sanatoria aveva 3 mesi di tempo per poterla fare. Oggi è passato quasi 10 mesi e non ci sono ancora risposte. È inaccettabile questa situazione. Noi come Gruppo Immigrazione scenderemo in piazza, non solo oggi, continueremo finché tutte le persone che hanno fatto domanda possano accedere al permesso di soggiorno e quei 400.000 che non avevano i soldi per poter fare la domanda, che non avevano i soldi per poter comprare un contratto di lavoro, scenderemo anche per loro, perché la CUB è vicino alla classe più debole, ai più inconsiderati da questa società, e saremo tutti uniti, tutte quante uniti a lottare insieme. Vergogna, vergogna a questo Stato che è complice di questa distruzione. Draghi, non sei stato eletto da noi, sei un soggetto inserito per uccidere questo paese, per vendere ancora di più questo paese.